Ci sono storie che nascono ma sono già scritte, come viaggi impossibili nella notte, con il mezzo di trasporto che illumina solo i primi metri avanti a te, ma la meta, al momento non visibile, è già splendente. Questa è la storia di Vagenin di Mauro, semplicemente Gustavo. Ben ritrovati con Scopriamo l'Azzurro, la nuova stagione comincia da lontano. Il destino diceva Italia, il paese che si voleva raggiungere, il bel paese lasciato dai bisnonni per cercare fortuna in Brasile. Oggi Gustavo ritrova le origini fortemente evolute, da San Paolo a Salerno per arrivare a Novara. Il filo che muove la storia è la voglia di vincere, che lo ha portato in fretta dalla Serie D ai professionisti, a suon di samba. Sono arrivato 3 anni fa in Italia, sono arrivato a Salerno con la Salerno Calcio, che era in Serie D ancora. L'Otito c'era questo progetto di portare la Salernitana in alto e nel primo anno siamo riusciti a salire in C2, poi nell'altro anno siamo saliti in C1 e poi non siamo riusciti a salire in Serie B. Sono partito dal Brasile, giocavo in Serie B di São Paulo, si chiamava Audax, la squadra, e è finito il mio contratto lì e io avevo una voglia molto grande di venire in Europa, di avere un'altra cultura, imparare un'altra lingua, stare più vicino di queste squadre più forti che sappiamo tutti noi, va bene, più vicino di queste, è una vetrina più grande per me. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço. Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lelê. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote eu rodado no pedaço. Jogado insieme a Bruno Vini, che è amico mio, che adesso stava a Napoli, adesso è tornato al Santos. C'è adesso recentemente è venuto Bruno Peris al Torino, che adesso devo sentirlo perché siamo veramente vicino. Una coincidenza, il mondo è veramente piccolo. Va bene, ho giocato contro Neymar, tutte le categorie. In Brasile ho giocato in squadre delle Serie A, ho giocato al São Paulo, ho giocato al Corinthians, portoghese. Ho iniziato con 8 anni sul calcetto, al São Paulo proprio. Sì, sempre iniziamo lì, iniziamo al calcetto. E ho giocato calcetto e campo fino a 13 anni. Sì, sì, anche sulle strade, sulla spiaggia, giocavamo sempre. Però professionalmente dicendo, con 8 anni al San Paolo ho iniziato e
giocando nella, a scuola. Giocando a scuola, una persona mi ha detto: oh, guarda che tu hai qualità, al mio papà ha detto, guarda che lui ha qualità, portalo per fare un provino al San Paolo. Oh, sono andato lì e da lì è iniziato tutto. Stavo sempre sotto il palazzo a giocare con gli amici, in spiaggia sempre a giocare a football. Quindi anche adesso quando vado in vacanza sto tutta la giornata lì in spiaggia a giocare a football. Eu sei che già non tenho idade pra ficar tão dependente. Mas eu mudei quando te olhei, você me fez pensar pra frente. Por mais que eu tente desviar, tô sempre em sua direção. Parece que eu soltei do mundo e segurei só na sua mão. São Paulo é muito grande, é uma das cidades mais grandes do mundo. Fanno 11 milhões de habitantes, per farti capire. Quindi ci stanno tutte le cose, ci stanno le cose buone e ci stanno le cose brutte, ci stanno, sta tanta violenza lì, però ci stanno i posti belli anche da andare. Guarda, quando sono arrivato in Italia sono stato molto fortunato perché ho trovato una famiglia mia che ho in Italia, a Cava di Tirreni, che stava a 5 minuti da Salerno, quindi è stata una coincidenza molto grande, perché mio bisnonno è andato in Brasile quando aveva la guerra. E io sono tornato adesso per lavorare, per andare sul mio sogno, no? Non sentivo loro qua, questa famiglia in Brasile, non avevo mai parlato con loro, mai visto loro, solo mio zio parlava via email e ho chiesto a mio zio un contatto loro, mi ha passato e ho parlato con loro, ho fatto amicizia, loro mi prendevano a casa, mi portavano a cena, quindi mi hanno ricevuto con i bracci aperti, sono stati molto simpatici, ho fatto la Pasqua con loro, quindi per l'adattazione mi sono adattato molto bene. Poi per mangiare non mi lamento mai qua perché si mangia benissimo, quindi mi sono trovato bene. La prima partita è stata all'Arechi, Salernitana Strea, se non mi sbaglio. Sono entrato, gara in corso, penso che abbiamo vinto 2-1, ho preso una traversa, una cosa del genere. È stato molto emozionante. Guarda, io ho avuto un impatto perché sono arrivato in Serie D. In Serie D è molto contatto, loro sono molto aggressivi, non c'è spazio per giocare tanto. Quindi non è che ho sofferto, però in Brasile giocavo, era un po' più di qualità, diciamo. Adesso salendo di categoria mi sono trovato bene. A me mi fa molto piacere già avere questo impatto di affetto, a me mi fa sempre piacere perché in questi 3 anni che sono stato a Salerno abbiamo creato un affetto molto grande con tutta la tifoseria, ma anche in città, quando fai un giro tutti erano simpatici, no? Com'è. E qua anche adesso ho visto tutti questi tifosi, queste persone simpatici con me, mi fa tanto piacere. In Brasile sono persone bellissime, qua in Italia anche, mi trovo benissimo con tutti. Il gorgonzola ho già assaggiato, sono andato a casa di amici miei qui a Nebbiolo che mi hanno fatto assaggiare, infatti saluto Marina, Pietro e Arianna. Questo campionato adesso è diventato molto difficile.
cioè non basta solo la qualità, secondo me, non basta solo essere organizzato, tu devi avere qualcosa in più dentro di te, perché devi avere motivazione, devi avere grinta per vincere le partite, perché sennò è difficile, perché loro si mettono dietro, si difendono. Sicuramente deve essere sempre positivo, infatti dobbiamo giocare sempre per conquistare la vittoria. Poi dobbiamo mettere, come ti ho detto, dobbiamo mettere la nostra forza, il nostro cuore dentro del campo, che poi la nostra qualità e la vittoria viene automaticamente. Ho avuto tanti mister lì in Brasile che mi hanno insegnato tanto, però una cosa particolare non mi ricordo, però ho tanto da ringraziare tutti i miei mister lì in Brasile che mi hanno insegnato tanto. Sì, le punizioni, cioè da tanto tempo lì in Brasile rimanevo dopo allenamento, anche prima dell'allenamento, ma non solo io, chiamavo altri amici, ah vieni con me, andiamo a allenarsi, cioè mi sono allenato tanto questa cosa di punizione. La sola nasce del calcetto, no? Come ti avevo detto, ho iniziato con 7 anni e quindi la sola nel calcetto è fondamentale, usi sempre. Quindi ho portato al campo, quando posso usare la sola uso, quando non posso uso il piattone. Ok, dell'Italia a Santo Domingo, a me ieri ci sera, Zalda! Bate fuerte el corazón, pero pom pom pom. No puedo controlar que cuando veo tus labios se corta la respiración. My love, my love. La carbonara di Roma è molto buona, e dei piatti brasiliani mi piace molto la fagiolata, che è la abbiamo vista a Monza in area di rigore, la classica fagiolata. Tu non ti ricordi ma mai dire gol quando la palla arriva sulla linea rimbalzo, e lì è successa una fagiolata proprio di quella brasiliana. Infatti mia nonna e mia mamma stanno arrivando a ottobre e mia nonna ha già detto: no, io porto i fagioli miei, io ti porto i fagioli. Ho detto: ma nonna, ci stanno quelli fagioli inlattati e tutto. No, no, io porto i miei, voglio fare per te. Sicuramente lì la nonna è la chef della famiglia. A me mi piace molto viaggiare. Mi piace conoscere i posti belli del mondo. Quando ho un piccolo tempo di vacanza vado da qualche parte. E poi c'è nei tempi di hobby, mi piace anche fare surf, che mi piace molto. In Brasile ci stanno tante onde. Qui in Italia sto ancora ricercando, ma non ho cercato, però.
posto più bello, secondo me, è Parigi, perché Parigi architetturalmente ho visto che è una città proprio bellissima, ma anche di paradiso mesmo, stesso dicendo, è Malta, perché Malta c'è un mare bellissimo. Nella scuola ho fatto tanti dei sacrifici, perché in Brasile noi ci allenavamo sempre a mattina e pomeriggio, quindi da 15 anni fino a 19, 18 io studiavo alla sera nella scuola. E poi dopo, quando ho finito la scuola, abbiamo continuato, sono andato da professionista lì in Brasile e ho iniziato a fare università, ho fatto marketing lì 6 mesi e dopo è venuta questa opportunità di andare in Italia e l'ho abbandonata lì. Poi al primo anno che sono venuto in Italia non riuscivo a parlare molto bene la lingua ancora, quindi non studiavo, e dopo il primo anno mi sono iscritto sulla scienza della comunicazione lì a Salerno, a quale sto facendo fino adesso l'università. Faccio piano piano perché non è facile, non seguo le lezioni, studio a distanza, quindi è difficile, però qualche esame ho dato. Ricordo perché avevo 13 anni e è venuto, era un assegno, e quindi ho detto: mamma, è arrivato l'assegno, primo bonifico. Infatti lei mi ha stampato l'assegno e abbiamo messo su un quadro che è un ricordo bellissimo. A me mi piace molto la samba, pagode, che è quasi la stessa cosa, quindi anche prima delle partite sento, perché sono le canzoni molto animate che ti stimola, quindi a me mi fa piacere sentire questa canzone. Tocchiamo un po' d'attualità, queste esultanze, no? Un po' particolari, tipo quella di Tevez in Champions League, piuttosto che la tua, che aspettiamo arriverà prestissimo, ma come sarà? Molto contenuta e pacata come sei tu, immagino. Ci sta una bella danza al primo gol. Adesso ci penso io e al primo gol ci sarà un balletto. Organizziamo una samba. Organizziamo una samba, adesso mi alleno un po' in camera. Bom, a todos torcedores de Novara, eu mando um grande abraço e a todos, um abraço.